Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e benvenuti in questa nuova puntata del Drive & Tell 2.0. Come ben sapete qui parliamo di sensazioni, di passione e di cosa può trasmettere un volante e quattro ruote. A fine video vi lascerò la mia valutazione secondo tre fattori quali motore, guidabilità ed esperienza generale. Oggi abbiamo una temperatura di 9 gradi e un'umidità del 47% e le gomme su quest'auto sono estive. Siamo sulla solita testing road, la manteniamo come costante e la macchina che proviamo oggi è lei. Molto bene ragazzi, siamo a bordo della Hyundai i30N e anche la Corea del Sud si butta nel mondo delle auto sportive cercando di battere rivali ormai affermate nel settore come Golf GT, Peugeot 308 GT, Madonna! Honda Civic Type R che ha 300 cavalli, qua ne abbiamo 275, quindi siamo molto vicini. Non dimentichiamoci anche la Ford con la Focus ST con 250 cavalli. Una cosa che abbiamo già notato sono gli scoppietti di questo scarico. Quando si scalda, che bomba, è una bomba, vai vai! La cosa bella è che sono riusciti a mettere la bellezza di un cambio automatico che quando cambi da una marcia all'altra senti tutti questi scoppiettini fantastici. Senti che roba. Motore 4 cilindri, si sente anche dal suono, suono che ricorda molto la Focus RS. 4 cilindri turbo da 275 cavalli e 350 newton metri di coppia. Quando si affonda tanto il gas sento che c'è un irrigidimento dello sterzo e poi si sente il differenziale a slittamento limitato elettronico che aiuta a non perdere trazione, ma su questa strada così umida diciamo che deve lavorare molto. I freni sono veramente fantastici. Il centro dell'attenzione di questa macchina è proprio qua. Quei due tasti azzurri sul volante riescono a trasformare l'auto da agnellino a lupo feroce, passando tra le modalità Eco, Normal, Sport e soprattutto N. Gira intorno a questi tasti, possiamo impostare parametri di motore e sospensioni ed ovviamente in modalità N l'auto passa da stradale a pistaiola. Noi siamo qui a provare le sue performance, quindi tutto in N. Parlare di elettronica solitamente non è una cosa apprezzata dagli amatori, però su questa macchina l'elettronica funziona benissimo. Madonna, meno male che ha sti freni ragazzi. Il settaggio N delle sospensioni andrebbe molto bene per la pista perché diventa una tavola. Su queste strade qua forse converrebbe mettere in sport il motore
ma le sospensioni lasciarle un pochettino più morbide, perché sennò si salta veramente tanto. La fila di LED che si accendono più i giri salgono, e quindi che ci fa capire quando dobbiamo cambiare marcia, è veramente un tocco di classe, veramente una figata. Avrete già sentito che abbiamo anche la doppietta automatica, ovviamente si può togliere se uno preferisce. Ecco, qua abbiamo slittato molto, se uno preferisce fare lui il tacco punta. Come tenuta è veramente impressionante, cioè anche sul bagnato è incollata. Anche se affondando il pedale del gas sul bagnato, non sempre il differenziale elettronico riesce a contenere l'esuberanza e la coppia di questo motore. Il cambio, allora, beh, una leva un pochettino più corta l'avrei preferita. Sono contento comunque che abbia il manuale, perché nonostante sia un'auto con tanta elettronica, hanno lasciato il cambio manuale. Cambio quindi secondo me buono, si potrebbero avere degli innesti un po' più corti, però sono abbastanza solidi e precisi, quindi non è male, è un buon cambio a 6 marce. Ed il pedale della frizione non è nemmeno così duro, tenete conto che questa frizione deve sopportare ben 378 Nm di coppia quando andiamo in overboost. Salta tanto con le sospensioni Nenne, ragazzi. Come avete visto, i freni di questa macchina sono veramente una bomba. La cosa che mi ha lasciato impressionato è che non sono Brembo. Eh già, è proprio così. Questo favoloso impianto frenante è completamente made in Hyundai. Solitamente io mi fido solo ed esclusivamente di Brembo, ma stavolta, cara Brembo, te lo devo dire, Hyundai sa il fatto suo. Lo 0-100 dichiarato di quest'auto, madonna, quando schiacci in seconda su queste parti un po' umide. Dicevo, lo 0-100 dichiarato di questa auto è di 6 secondi e 1. Non possiamo ovviamente testarlo perché siamo su strada, ma se riusciremo a portare questa macchina nella mia nuova serie, quella lì dedicata alle prove in pista, dove faremo tempi sul giro e anche tempi 0-100, vedremo se ciò che dichiarano è reale. Uno sente 275 cavalli e si spaventa, ma tranquilli, c'è anche la versione da 250 cavalli che quindi vi evita il superbollo. Ora fermiamoci un attimo a pensare: com'è possibile che Hyundai dal nulla abbia tirato fuori un'auto del genere? E ve lo spiego subito, me lo sono chiesto anche io, ma quando ho letto un certo nome ho capito tutto. Il nome è Albert Biermann, colui che ha creato alcune delle più belle e iconiche BMW, e non solo BMW, della storia. Ecco la risposta alle vostre domande. Secondo me questa macchina è veramente un'ottima rivale per le auto che vi ho citato prima, non solo per quanto sia efficace e per quanto vada forte, ma anche perché è divertente, facile da guidare e quindi sicura, non spaventa. Ed è proprio quello su cui hanno puntato sempre gli altri marchi come Volkswagen, Peugeot. Cioè, se voi provate le loro auto come la 308 GTI o il Golf GTI, sono macchine che vanno forte, ma sono macchine sicure e anche confortevoli. Il Performance Pack, oltre al motore più potente, offre cerchie da 19, dischi dei freni maggiorati, differenziale elettronico a slittamento limitato e doppio scarico con valvola di bypass attivabile in modalità N. Il signor Biermann disse che non si sarebbero viste Hyundai N automatiche fino al 2019. Dunque, durante questo anno dobbiamo aspettarci delle novità? Si vocifera che sia in progetto una i30N con trazione integrale, 350 cavalli e cambio automatico, nata per battere la Focus RS attuale. Amo queste sfide tra case automobilistiche. Comunque, mentre aspettiamo, noi ci godiamo questa ottima auto con un bel cambio manuale. Molto bene ragazzi, siamo arrivati al momento cruciale finale, momento delle valutazioni. Motore, gli diamo un bel 8 e mezzo, veramente un ottimo motore, un tiro da paura. In alto perde un pochettino, però veramente ti incolla al sedile. Guidabilità, gli diamo anche qui un bel 8 e mezzo, perché è un'auto veramente molto sincera, tenuta da paura, e anche con tutti i controlli spenti rimane sicura e molto divertente. Esperienza, io gli do un bel 9, perché è un bel motore con un bel cambio manuale e fa un bel po' di botti che a me piacciono veramente tanto, quindi 9. Voto finale, che è la media
dei tre voti che vi ho appena dato è 8,6, quindi un bel 8,5 per la Hyundai i30N. Consultate il file in descrizione dove trovate le votazioni delle auto provate. Ed ecco qui il file che vi mostro anche a schermo, come per ogni fine episodio. Vediamo quindi il piazzamento della i30N rispetto alla Evo. A quanto pare siamo arrivati al punto in cui anche Hyundai produce auto degne di essere chiamate tali. Certo, c'è stato bisogno di un aiuto esterno, ma perlomeno tutto è stato sviluppato in casa Hyundai. Ci troviamo davanti ad un'auto che reputo veramente al passo con i tempi, con un'elettronica che funziona e che ti lascia divertire senza metterti in pericolo. Sono convinto al 100% che se si sfidasse con le altre auto del settore non sfigurerebbe, anzi. E questo forse lo scopriremo nella serie su pista che vi annuncio ora, si chiamerà Passione Motori Show. Le riprese inizieranno con l'arrivo della primavera. Anche per questo episodio devo ringraziare Visione Media Arts, li trovate in descrizione, sono loro che mi aiutano a fare tutte queste figate. Vi aspetto quindi al prossimo episodio di Drive & Tell 2.0, grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Siamo in camera car con tutto lo zoom sparato, vedete dove stiamo andando? Stiamo rischiando la vita per voi. Miami.